Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Ti lodiamo, ti adoriamo, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore Gesù, perché ancora una volta ci doni e ci offri il privilegio di stare e di sostare alla tua divina presenza. Ti riconosciamo vivo, vero, presente, con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità in questo santissimo sacramento dell'altare. Crediamo che tu ci ami, o Signore, che ci vedi, che ci vuoi bene, che vuoi il nostro bene. E ti chiediamo ancora una volta, o Signore, di parlare al nostro cuore, di volgere il tuo sguardo su di noi, di aprire la tua bocca, o Signore, per comunicarci la grazia della tua parola, che sana, che salva, che libera, che guarisce. Muovi, o Signore, la tua mano, stendi il tuo braccio santo e toccaci con la tua grazia perché ancora una volta possiamo sperimentare la tua tenerezza e il tuo amore per noi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù è entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore.
le parole del Santo Evangelo cancellino i nostri peccati. E dinanzi alla tua presenza, o Gesù, che vogliamo ancora una volta ritrovarci anche noi, in quella sinagoga dove tu insegnavi. E ti chiediamo ancora una volta, o Signore, di insegnare a ciascuno di noi con la tua parola, con la tua grazia, imparando, apprendendo dalla tua divina umanità come vivere. Sì, o Gesù, tu Dio ti sei fatto uomo, perché l'uomo ritorna in comunione con Dio, sì, ma tu, o Gesù, ti sei fatto uomo per insegnare ad ogni uomo come essere uomini, come vivere. E questo viene fatto con la dolcezza, ma anche con la stessa autorità che solamente tu puoi esercitare. Gesù insegnava. Insegnare significa segnare dentro, scrivere, segnare il nostro cuore, lasciare un segno indelebile, una parola che ci tocchi, che tolga le incrostazioni del nostro cuore, le impurità che non ci permettono di vedere con i tuoi occhi, di udire, di ascoltare con il tuo cuore, o Gesù. E tu eserciti quello che è il dono che il Padre ti ha dato, di rivelarci il suo volto buono, bello, misericordioso, di effondere il tuo Spirito Santo che mette in fuga, che scaccia ogni spirito impuro dal cuore dell'uomo e che lo purifica. E ti chiediamo stasera, o Signore, di purificare il nostro cuore, puros, fuoco, di renderlo ardente d'amore, come il tuo cuore, che è una fornace ardente di carità. Ti chiediamo, Signore, di accogliere questo insegnamento nuovo, dove nuovo non significa qualcosa che aggiungiamo al vecchio, ma nuovo è quello che ci rende nuovi, che toglie tutto quel vecchiume che tante volte può annidarsi nella nostra vita. Ti chiediamo, Signore, di rinnovarci con la tua grazia, che invochiamo attraverso il sacramento della riconciliazione. Ti chiediamo, Signore, di concederci quell'abbraccio benedicente di cui ognuno di noi ha bisogno. E mentre stiamo con te, o Signore, ti chiediamo di agire tu, grazie, Signore, perché ancora una volta, scegliendo di stare con te, ci stiamo facendo questo bel regalo di passare un tempo insieme a te, di anticipare
in questo momento di adorazione, quello che sarà il nostro stare con te per sempre, nella gloria del Santo Paradiso, insieme alla tua Santissima Madre, insieme agli angeli, ai santi. Ti chiediamo, Signore, in questa comunione di amore, in questa comunione fra cielo e terra, di accogliere anche il nostro piccolo dono e di concederci tutti quei doni di cui abbiamo bisogno, che tu sai, oh Signore, sono necessari per noi e per quanti portiamo nel nostro cuore e abitano i nostri affetti, i nostri sentimenti. Poiché tu solo sei il Santo e amico degli uomini e benedetto nei secoli dei secoli. Amen.